macchina a chiacchierare, eh? Sta uscendo ora, alla valigetta. Viene da questa parte, forse ti ha beccato. Potrei avere dei problemi. Lo sapremo presto. Passo. Mi dia uno dog. Uno dog? Sì. Ah, la cipolla, la cipolla. Ti va di fare quattro passi? No, no, grazie amico. Il medico mi ha ordinato di non fare troppo esercizio. Pensaci bene. Veramente... È nei guai ora. Credo che una passeggiatina non sarebbe una cattiva idea, dopo tutto. Forza, andiamo. Perché mi stai seguendo? Chi? Io? No. Andiamo, amico, mi sei stato alle costole per tutto il giorno. Forse assomiglio a qualcuno che conosci. Un sacco di gente mi confonde con Ari Belafonte. Jonathan, quel camion si è bloccato. Siamo intrappolati. Dove stai andando? Ty morirà se non vado subito da lui. Forniture Reynolds. Ho vinto una lavatrice? Sì, lo immagino. Quella roba uccide, amico. Non velocemente come questa. Jonathan? E adesso devi dirmi per chi lavori. Ascolta, amico, ti ho detto. Tu ascoltami! Se non mi dai una risposta quando avrò finito questo panino, tu sei un uomo morto. E non è giusto. Ti mangi il mio ultimo pasto? Siamo qui, Ty! Ehi! Sono un poliziotto, non muoio. Lei non scherza mai? Te la porto subito. Divento nervoso quando ho in macchina roba che vale più di 10 milioni di dollari. Pronto? Era grazioso della narcotici. È un po' offeso che abbiamo portato a termine noi l'operazione. Stava cercando di smantellare la rete colombiana da più di un anno. Grazie, professore. Oh, non deve ringraziare me, tenente. Tutto il merito va alla piccola Annie Oakley. Grazie. A proposito, da dove è saltato fuori quel cavallo? C'è una guardia a cavallo molto arrabbiata che probabilmente potrebbe spiegarglielo anche meglio di me. Qualcuno dovrebbe dare a quel cavallo una bella pacca sulla groppa. No, non si preoccupi, tenente. La consideri una cosa già fatta. Sì, ma non è tutto merito del cavallo. E credi che l'abbia dimenticato? Mac, sono disposto a concederti 3 giorni di permesso. Te lo meriti, tesoro. Grazie, tenente. Ehi, ma è magnifico. Così puoi venire con me e con Ty in campeggio, no? Con me? No, non se ne parla. Io non faccio nessun campeggio con te. Oh, andiamo. Dov'è il tuo spirito di avventura? Finché non si è andati a caccia della fitolacca selvatica, non si è vissuto. Adesso vuol trovare la fitolacca selvatica. Tu che ne dici, Brooke? È un'ottima idea per voi, macho, ma quello di cui ho bisogno io è una dose molto forte di noia. Ottimo. Bridge Hollow è quello che ci vuole, è il posto più noioso e più tranquillo di tutta quanta la Terra. Dovresti proprio fare qualcosa per quel vetro rotto. Qualcuno può farsi male. Noi vogliamo quelle petizioni. Non sarei così stupido da tenerle qui. Sei stato tanto stupido da farle circolare. Andiamocene via di qui. Avanti, muoviti! Non mi piace l'aspetto di quelle nuvole, Jonathan. Sembra che voglia piovere. Oh, è difficile che piova in questo periodo. Sai, professore, sono sorpresa. Non avrei mai immaginato che tu fossi un cacciatore. La fitolacca americana, mia cara Brooke, è una specie molto rara di fiore selvatico. Oh. Mi servono alcuni campioni freschi per le mie ricerche sugli anticorpi. Non ti bastava chiamare un fioraio? Brutte notizie? No, se sei un meccanico di Beverly Hills. Purtroppo l'asse anteriore è piegato. Questa carretta si muove solo con un carro a trezzi. Ah, forse avrei dovuto chiamare un fioraio. Molto bene, professore.
Che cosa facciamo adesso? Guardiamo la cosa dal lato migliore. Almeno non sta piovendo, no? Guardiamo il lato migliore. Che cosa vuoi che sia una polmonite se ti stai divertendo? Tieni. Perfetto, la strada principale è più avanti. Cos'era? Ecci! Salute. Ah, solamente un predatore che cattura la sua preda. Ma non applicano la legge sul guinzaglio da queste Potrebbe anche essere l'orso dorato. Jack Nicholson. No, dai, è un altro tipo di orso. Una specie di tutore, una leggenda di queste colline. Ah, ah, la nostra fortuna è sul punto di cambiare. Ehi! È una bella fortuna. Tu che ne dici? Sì. E con questo abbiamo fatto tombola, no? Charlie, vecchio furbacchione. Sei in ottima forma. Come vai? Benone. Dì ai tuoi ragazzi di stare calmi, non ci saranno guai qui. Ehi, dai. E ora che c'è? Brooke, c'è una macchina. Ascoltate, sta arrivando una macchina. Voi due. Ehi. Ferma. Ferma! Salite, salite! Siete più bagnati di un gatto sotto una cascata. Avanti, salite. Non speravamo più che qualcuno si fermasse. Grazie, è molto gentile. Oh, andiamo. Eccoci qua. Ah, io lo sapevo che sarebbe stato forte. I piedi del mio mulo hanno cominciato a puzzare in un modo atroce. Ah, io mi chiamo Zeke. E questa è mia moglie Sally. Io mi chiamo Jonathan Chase e questi sono i miei amici Brooke e Ty. Oh, molto piacere. Ciao. Sentite, ragazzi, se volete qualcosa per rendere la vita di campagna più piacevole, ecco qua, provate un po' di questo. Vi farò uno sconto se volete comprarne un po'. Ah, beh, no, io non faccio stranizi, grazie. Ah, non c'era mica bisogno, devi soltanto mandarlo giù. Ah, sì. È pura acqua di fuoco, cura qualsiasi cosa vi affligga, sapete. Potete fare un affare, c'è un'offerta speciale per tutto il mese. Ah. Buono! Questa è la quarta. Già, è la quarta targa di un altro stato. Senta, lei ha un'idea di cosa possano farci qui tutte quelle limousine? Oh, no, non saprei. Il vecchio albergo si trova lì, più avanti. Albergo? Un albergo con l'acqua calda e le lenzuola pulite? Oh, Zeke, lei ha risposto alle preghiere di una donna stravolta. Ah, ci sono stati parecchi forestieri da queste parti ultimamente. No, come era una volta, quando c'era l'orso dorato a vegliare su di noi. Ah, non che non possa tornare, intendiamoci. Ecco che ricomincia. Stavamo proprio parlando di questa leggenda. Non è una leggenda, no? È la pura verità. Ogni volta che questa vallata era minacciata dal male, l'orso dorato lo spazzava via. Papà mi raccontava di averlo visto sgominare un'intera banda di assalitori di treni che volevano servirsi di questa città come un nascondiglio. Questo è successo nel 1908. Tuo padre raccontava un sacco di storie. L'orso dorato potrebbe tornare oggi, se soltanto la gente credesse in lui. Ed è adesso che ne abbiamo più bisogno. Forse è l'acqua di fuoco che l'ha tenuto lontano. Ah, siamo arrivati, ecco l'albergo. Non ci avviciniamo più di così. Ok. Cos'è? Un congresso di autisti?
Posso esservi utile? Sì, grazie. E potremmo avere 3 camere per una notte. Avete prenotato? No, la nostra macchina si è rotta qualche... Temo che non ci siano camere disponibili. Che intende dire? C'è solo una mezza dozzina di macchine nel parcheggio e qui ci saranno almeno 40 o 50 stanze. 56. E sono tutte occupate. Non ho detto questo, ho detto che non sono disponibili. L'intero albergo è stato prenotato da un gruppo privato. Lascia fare a me. Senta, io credo che, prima di parlare, lei dovrebbe rendersi conto. Sa con chi ha a che fare? Beh, si trova in presenza dei migliori di New York. Migliori cosa? Poliziotti, scemo. Polizia, New York, polizia, madama. Si dà anche il caso che siamo in missione molto riservata. Ma hai visto un distintivo? No. Allora, dia un'occhiata a questo. E ci dia le 3 migliori camere dell'albergo. Ecco. Sì. A quanto pare i campeggi non sono più quelli di una volta. I Boy Scout non sono i soli a dover essere sempre pronti. Dov'è Ty? Sta facendo la doccia. Sai, c'è qualcosa in questo posto che non mi convince. Quell'impiegato all'ingresso che ci ha dato il benvenuto, neanche quel vecchio matto. Oh, pittoresco, ma non matto. Ah, è perfettamente normale venerare un grosso orso cattivo. Un grosso orso bruno, dalla descrizione di Zeke. Sai, ho imparato un paio di cose col passare degli anni. Una è di non sottovalutare gli animali, e l'altra è che ogni folklore o leggenda di solito si basa su un certo fondamento di verità, da cui la leggenda si è sviluppata all'origine. Non vuole finire la sua conferenza a cena? Professore, sto morendo di fame. D'accordo. Bene, finisco di prepararmi. Ah, sarebbe meglio se tu indossassi qualcosa di un po' più formale. Ah, fitolacca americana. Si alzi. Ora lei mi dirà immediatamente dov'è mio fratello. Altrimenti lo userò, dico sul serio. Guarda, guarda. Ah, è così, eh? Arrivo. Dov'è Jason? Risponde al richiamo della natura. Che cosa? L'ho appena visto andare via con una donna molto attraente. Mi tolgo il cappello davanti a lui. Da quanto siamo qui? 20 minuti? Beh, io lo trovo piuttosto indecente. Anch'io. La cosa peggiore è che non vuole dirmi come fa. La gente come voi crede di avere il mondo ai suoi piedi, vero? Pensate di poter invadere la nostra città e di calpestare chiunque cerchi di fermarvi? Cosa avete fatto a mio fratello? Senta, quante volte glielo devo dire? Io mi chiamo Jonathan Chase, sono un professore universitario e lavoro come consulente per la polizia di New York. Mi ascolti, amico. Ero una redattrice di cronaca nera prima di tornare qui. So il genere di trucchi che usano i delinquenti come voi. Fermo! Forse devo convincerla un po'. La apra. Ma non vorrà chiudermi là dentro. È assurdo. Ma lo sa che potrei soffocare qua dentro? Spero che non soffocherà, perché mi deve dire cosa è successo a mio fratello. Maggie sia ragionevole. Su, mi faccia uscire di qui. Fame. Che si mangia, Questa cosa è sempre più strana.